Ultimamente ho riflettuto sulle influenze artistiche che ho avuto nel corso della mia vita in questi ultimi anni e voglio condividere tutto questo con te per ispirarci e motivarci invece di competere. E in questo video ti dirò cose che difficilmente gli altri artisti hanno voglia di raccontare per timidezza o per un senso di superiorità, perché alcuni di loro pensano che si debba recitare la parte degli artisti o non lo so perché. Ciao, sono Ilaria, sono un'artista e una storica dell'arte e ti do il benvenuto sul mio canale. Ti racconterò delle tre lezioni che ho imparato sull'arte e lo farò realizzando l'illustrazione di una vampira strega, un soggetto preso dal mondo dark fantasy che sempre più mi sta piacendo e i motivi sono molti, ma te ne parlerò un'altra volta. Resta fino alla fine perché la lezione più importante sarà proprio a fine video, così ti tocca vederlo tutto. Punto 1. Restare sempre studenti. A volte mi accorgo che nel dare consigli a te li sto dando anche a me stessa, forse soprattutto a me stessa, perché nell'arte, nel disegno, se ci si sente arrivati e non si tengono occhi e orecchie ben aperti, non si fanno più progressi e la propria creatività diventa sterile e ripetitiva. Quando invece ti senti sempre studente, sei attento a imparare cose nuove ed è come essere sempre in viaggio e scoprire posti nuovi che arricchiscono l'immaginazione. Nel mio percorso artistico mi è capitato di insegnare, ma non ho mai voluto sentirmi in cattedra mettendo della distanza inutile, perché ho sempre appreso dalle domande degli studenti e a volte mi rendevo conto di ricevere molto più di ciò che davo, perché quando si è studenti la curiosità è tanta, la mente è vivace e mantenere questo atteggiamento può veramente fare la differenza per evolversi nella propria arte. Se non ci stanchiamo di apprendere, il nostro percorso artistico sarà sempre un crescendo. Punto 2. Restare se stessi, a dispetto degli algoritmi. Il mondo social ci spinge a posizionarci, metterci in una scatola con un'etichetta sopra, per esempio quell'artista è quello che fa paesaggi con colori freddi. E per quanto l'algoritmo di YouTube e il web possa apprezzare di incasellarci in qualcosa, e lo deve fare in qualche modo per forza, e io per prima studio questi argomenti per poter arrivare a voi, in realtà ciò può diventare un grosso limite per un artista, pensare a come un certo contenuto verrà visto e quindi spinto nella sua visibilità. Credo che questo atteggiamento alla lunga possa veramente rovinare l'autenticità della propria arte, e su questo argomento c'è un video sul mio canale. Se non sai prendere nel modo giusto tutto questo, ma qual è il modo giusto? Beh, io non l'ho ancora veramente capito. Quello che so è che cercherò sempre di essere fedele ai miei valori e a ciò che porto qui, anche se non è mainstream, anche se non farà grandi numeri, ma sarò io. Comunque approfondirò questo argomento, questo rapporto tra arte e social. Quindi un artista deve impegnarsi a restare se stesso. Punto 3. Essere supportati e non competere. Ma in questa breve lista la cosa più importante in assoluto che ho appreso in questi anni è l'importanza di essere supportati e voglio raccontartelo con un episodio della mia vita. Un giorno il mio insegnante di disegno di discipline pittoriche al liceo artistico, guardando la copia della modella che avevo realizzato, era un nudo sdraiato, mi disse che sembrava un disegno di Renato Guttuso e che quel disegno lo avrebbe esposto nella sua galleria. Pensate a una ragazzina di 17 anni che si sente dire questo, cosa può provare? Volavo. Inoltre lui era un artista affermato e lo stimavo molto. In più era davvero tirchio di complimenti. Insomma, non potevo credere alle mie orecchie. Ma questo episodio mi ha spinta a dare di più e a investire su me stessa e a imparare. E ogni volta che mi butto giù dal punto di vista artistico, e secondo me lo facciamo un po' tutti, la mia mente ripesca situazioni come queste che sono come una cura. Ho attinto spesso a questo e ad altri episodi e li condivido con te perché hanno avuto una grande influenza positiva nel mio viaggio artistico. Spero che tu possa come me andare a ricordare e attingere a momenti della tua vita, anche se piccoli, anche se solo una frase, nei quali qualcuno ha fatto di tutto per motivarti senza mettersi in competizione con te. E spero con i miei video di essere magari proprio io quella persona per te. E attraverso questo canale riuscire a mettermi in contatto con te, che sei un artista, un collezionista, forse solo tra virgolette, un amatore dell'arte e la sostieni. E lo stai facendo anche ora, guardando questo video, magari cliccando like e scrivendoti. Beh, significa veramente tanto. Il supporto per un artista alimenta il suo fare artistico. Perché per quanto vogliamo credere che creiamo per noi stessi, per quanto a volte gli artisti si comportino da snob dicendo se non mi capiscono fatti loro, la realtà è che non esiste artista senza pubblico, che ti piaccia oppure no, questo lo lascio decidere a te. E le opere che creiamo, ogni singolo disegno dove abbiamo consumato matite e colori, dobbiamo lasciarlo andare, viaggiare nel mondo. Io la vedo così.
E nel video I veri artisti non fanno la fame ho parlato del libro di Austin Kleon che tratta appunto questo argomento e ho scatenato un sacco di commenti perché so bene che è un argomento caldo e il video te lo lascio qui in descrizione. Ma tornando al concetto di supportare la nostra arte, vorrei aggiungere che si può commettere l'errore di considerare gli altri artisti come dei competitor, dei concorrenti. Mi è capitato di pensarlo, ma se ci penso è una cosa talmente stupida, perché nel nostro fare arte siamo così unici che ognuno avrà il suo pubblico. Spero di fare sempre più amicizia con gli artisti su YouTube e non solo. Credo che vedere gli altri artisti come concorrenti e stare da soli non farà altro che danneggiare il proprio percorso artistico. Vorrei portare gentilezza e sostegno e gioia, ma anche un po' di provocazione che fa sempre bene nel veder crescere gli altri artisti e me qui dentro. Da artisti a volte si può commettere l'errore di mettere sui piedistalli gli altri artisti perché più bravi di noi o perché hanno canali più grandi oppure di cercare di competere con chi magari ci sembra al nostro livello, tra parentesi al nostro livello, e credo che questo atteggiamento è autodistruttivo. Voglio vedere gli altri artisti come compagni di viaggio, non dobbiamo battere nessuno ma ognuno ha i propri tempi. Credo che questo tipo di atteggiamento mentale può anche aiutarci a scongiurare un blocco artistico, che spesso viene proprio quando ci paragoniamo agli altri e ci buttiamo giù. Ci sono stati anche alcuni episodi di competizione, di invidia, e di questo mi dispiacevo molto perché non c'è niente di più bello che fare amicizia e sostenersi tra artisti e arricchire le nostre conoscenze. Purtroppo gli haters esistono in ogni campo, ma penso che l'animo di un artista, proprio per la sua natura sensibile, è più indifeso e certe cose possono ferire più a fondo. Quindi se sei qui, sono felice del tuo sostegno di condividere ciò che ho imparato e che continuo ad imparare. A volte ricevo le foto dei vostri lavori su Instagram e per me è bellissimo darvi un consiglio, semplicemente vedere cosa state combinando. E vi incoraggio a mandarmi i vostri lavori, credo sia importante spingere questo tipo di mentalità e cambiare la mentalità della competizione. Credo che non competere e sostenerci aggiunge gioia alla nostra vita e ci permette di conoscere tanti artisti meravigliosi che ci sono là fuori e sarebbero felici di crescere con noi, e questo per me in parte sta anche già succedendo. Scrivimi nei commenti quali lezioni hai imparato tu sull'arte, ti leggo volentieri. Grazie di essere stato qui e sarà bellissimo se continuerai a seguire questo mio viaggio. Lasciami un like, iscriviti al canale e se vuoi sapere 7 cose che mi sono successe nel mio percorso d'artista, non perderti questo video. Potrei farti anche qualche risata. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!